Buongiorno a tutti ragazzi da Nicola Castiglione dalla Selezione Nazionale Piloti e benvenuti alla puntata numero 1010 HP. Ora che ho detto sta cosa, colgo l'occasione per salutare Nick che ci segue da Boston. Dunque, sono io bello carico, mi devo fare delle infusioni di adrenalina in questo fine settimana perché sennò non riuscirò a fare diretta, pista, tutte queste cose qua, anche perché il weekend stavolta è veramente impegnativo. A proposito, se andate sull'altro canale, quello Yellow Skid, oltre a seguire le dirette di PL2, qualifica e gara, in questo weekend troverete un duello epico, una delle gare più belle a cui io abbia mai assistito, dello scontro diretto più bello, è giusto dire così. Quindi andatela a guardare perché sicuramente sarà più spettacolare di quello che vedremo questo fine settimana. Comunque, detto questo, lanciamo la sigla perché in questi giorni avrò orari un po' strani perché appunto devo adattarmi a quello che sono i programmi di lavoro, oltre al fuso orario che c'è con l'Australia. Quindi adesso sigla e poi partiamo con la nostra passeggiata per i box di Melbourne, stavo per dire Adelaide, e per i box di Melbourne dove vi faccio vedere alcune cose. Ho scelto delle foto un po' più curiose per attenzionare questo e quell'altro particolare, perché a noi che siamo appassionati tutto ciò ci piace. Sigla. E allora iniziamo questa carrellata di immagini con il solito team a caso, perché qui abbiamo la nostra bella Ferrari, tiriamo fuori la manina che non l'avevo messa, eccola qui, vi faccio notare una cosa, non dovete preoccuparvi però di questo, vedete sportellino con prese, anzi sfoghi d'aria completamente chiusi, questo per quale motivo? Perché durante i trasporti questo sportello, perché qui le carenature sono tutte scomponibili, questo sportellino viene come dire, messo al posto di quello con tante feritoie, questo per proteggere un po' più quello che c'è all'interno. Quindi sportellino senza feritoie in casa Ferrari, verrà sostituito, state tranquilli. E poi ala posteriore, ne abbiamo parlato ieri dell'ala posteriore. Allora, in quella della vettura che è andata in verifica, io non ho visto nulla. Nulla per il momento, quindi vediamo un attimino. C'è un holder molto vistoso lungo tutto il secondo elemento, questo per aumentare un pochino il carico aerodinamico. Poi Sainz, che come vi dicevo ha superato la prova medica, è in vettura, ma non avevo dubbi a tal proposito, è in vettura. Tra l'altro guardate, aspettate un attimo che vi faccio vedere anche una cosa tirando fuori la manina, ecco. È in vettura e sta facendo gli ultimi accorgimenti per quella, come dire, quel cuscino di cui vi ho parlato ieri. Ecco, chiamiamolo così, cuscino. Allora, per quel che riguarda Sainz, lui sarà regolarmente in PL1, poi se dovesse avere dolori ha dichiarato che alzerà la manina. Vedremo. In ogni caso, qui voglio far vedere come il braccetto anteriore della sospensione sia abbastanza al limite nella vettura, non lo è tantissimo, però lo è abbastanza. E poi può essere che in questo weekend, ma non credo, qui noteremo qualcosina di diverso. Andiamo un po' più larghi con la mano, se no andiamo avanti. Casa Aston Martin, che cosa stanno facendo i meccanici? Vanno a montare rastrelli in vettura. Quindi questo lo fai di solito quando o hai problemi di correlazione tra la pista e la fabbrica, il simulatore, tutto quello che vuoi, o piuttosto se devi andare a provare qualcosa di nuovo. Vediamo se c'è questo qualcosa di nuovo. Eccolo qua. Allora, questa è la vettura che è andata in verifica. Guardiamo un po' l'ala anteriore, che è una delle componenti più importanti delle monoposto a effetto suolo, perché va praticamente, è la prima cosa che impatta con l'aria che arriva e da lei
dipende tantissimo l'equilibrio aerodinamico della vettura, quindi molto più importante di quello che si pensava a inizio di questi regolamenti. Allora, analizziamo tutti gli elementi dell'ala. Tra primo e secondo elemento abbiamo questi due anelli di congiunzione che ci sono qui, li abbiamo anche qui, nessuna differenza. Tra il secondo elemento e il terzo, qui abbiamo quanto? 1, 2, 3 anelli di congiunzione. Andiamo a controllare sotto perché questa ala è stata, come dire, esposta ma non montata in vettura, quindi questo sarà oggetto di prova comparativa. Allora abbiamo un anello, 0 anelli, qui non c'è, e qui l'altro anellino di ancoraggio tra il secondo e il terzo elemento. E perché manca quello centrale? Perché evidentemente, ragazzi, vogliono far flettere l'ala anteriore un po' di più in quel punto. Vero è che c'è la direttiva tecnica, ma abbiamo visto come ci sia una soglia fin dove ci si può spingere. L'Aston Martin l'anno scorso si era spinta veramente tanto oltre, poi ha fatto retromarcia, adesso sta andando più o meno alla metà. Ma non è l'unica differenza che notiamo dalla comparazione di queste due ali, perché poi notiamo un quarto elemento, il terzo, ragazzi, mi sembra uguale, perlomeno da queste foto, però il quarto elemento mi sembra dalla corda un pochino più sottile, cioè c'è meno corda questo alettone, questo ne è un po' di più. E poi mi sembra, soprattutto qui, cioè c'è anche da questo lato per carità, ma qui si nota di più, di intravedere un piccolo holder nel quarto elemento. Quindi, diciamo, modifiche abbastanza sostanziali. Poi sempre in casa Aston Martin vi faccio vedere la doppia beam wing che troviamo qui al posteriore. Non tutti si sono presentati in pista con la doppia ala qui dietro. Sarà questa una delle cose, un po' come ha fatto la Ferrari nello scorso Gran Premio, che più si tenderà a regolare, perché comunque questa pista richiede un'ala posteriore ad alto carico aerodinamico. E addirittura, come potete vedere, è venuto fuori qualche, abbiamo visto in Ferrari ma ce l'hanno anche altri, il nolderino che serve per aumentare ulteriormente, anche se pochino pochino, il carico aerodinamico dietro. McLaren ad esempio ha scelto per il momento, però nessuno gli vieta di andare a montare anche la seconda aletta della beam wing, ha scelto l'ala singola, l'elemento singolo della beam wing. Poi qui vediamo il deviatore di flussi, il separatore di flussi che hanno qui molti team in questa zona della bandella laterale dell'ala posteriore. Poi ancora McLaren all'anteriore, guardate qui, forellino per presa d'aria. E poi quanto è curioso questa ammaccatura, sembra un'ammaccatura, però col carbonio non ci si può scherzare mai, che si nota qui nel coperchietto, nel pannellino che c'è nel muso. Qui sotto, ricordiamo a tutti, ci sono i lingottini di zavorra, poi a volte alcuni mettono delle piccole centraline per, come dire, che servono per trasferire informazioni lungo tutta la vettura. Andiamo avanti perché vi voglio far vedere una cosa interessante. Guardate qui. Allora, stiamo osservando le due Red Bull, la 20 e la 19. Quello che sono gli sfoghi laterali dei deviatori di flusso sono molto differenti tra le due squadre. Non sembra, ma se guardate attentamente lo sono. Guardate per esempio questo qui com'è molto arzigogolato, molto come dire, lavorato in questa zona nell'RB20. Invece nella RB19, cioè nella Visa, Cash App, Bancomat, chiamatela come volete, è molto più semplice. Questo che cosa ci sta a indicare? Che i fondi tra le due vetture sono estremamente diversi, perché se tu cambi il fondo devi per forza di cose cambiare il modo con cui vai a generare la minigonna pneumatica lungo il marciapiede del fondo. Andiamo in Mercedes per vedere la stessa cosa e troviamo una netta differenza anche qui. Questi, ripeto, sono le uscite dei deviatori, i generatori di vortice, i deviatori di flusso che ci sono all'imbocco dei canali Venturi. Ebbene, e servono per andare a generare la minigonna pneumatica, che evita infiltrazione d'aria sotto
la vettura e sigilla il monoposto per terra. Più è efficiente e più la vettura avrà tenuta e sarà meno sensibile alle imbardate di vento laterale, cordoli e dossetti che si trovano lungo l'asfalto, tutte queste cose qua. Ovviamente deve essere coadiuvata, come nel caso di quest'anno in Ferrari, da un ottimo sistema sospensivo. Guardate poi un'altra cosa lungo la Mercedes, quanto è semplice la rimanente parte lungo il marciapiede della Mercedes, appunto del marciapiede di questa vettura, molto molto semplice, poco lavorato. E poi casetta del Topolino anche nel caso della Mercedes. Altra cosa simpatica, conferenza stampa, qui vediamo Perez e Magnussen. Perez mi ha fatto tanto ridere perché ha detto ragazzi, mi dispiace se Verstappen va via dalla Red Bull perché il team lavora bene, siamo tutti uniti. Mamma mia, quanta ipocrisia, quanta ipocrisia. Comunque oggi Verstappen ha fatto il pompiere in conferenza stampa e si è messo lì, no, io sto benissimo qua, è tutto a posto, non mi muovo, siamo tutti in pace, quindi forse perché si avvicina la Pasqua. Comunque, in ogni caso, mi ha fatto tanto ridere il fatto pure che hanno preso l'abitudine alla binsula IEM, cioè mano davanti, per non far leggere il labiale. Chissà chi gli ha chiesto Magnussen, voi che cosa ne dite? Allora, poi un'altra cosa, ecco, prima che finiamo, ieri mi sono dimenticato perché ormai sto a un livello di cottura pazzesco, ragazzi, pazzesco, e aspettatevi qualcosa di clamoroso in questo fine settimana. Poi quando finisce questo fine settimana avrò il piacere di raccontarvelo. Allora, ieri mi sono dimenticato di parlare di Angelica, ne parleremo in un momento tutto suo a fine di questa puntata, mi raccomando, non andate via. Allora, andiamo qui, commenti che mi fanno tanto sorridere quando li leggo. Non si riesce a fare la pole nemmeno se la paghi, 57 secondi e non sono in pole, assurdo. E poi c'è stato anche un altro commento che diceva, ma qual è Charles Leclerc? Cioè, qui neanche lui riuscirebbe a fare la pole, una cosa del genere. Andiamo a premiare i commenti più veloci, ma... E tra l'altro avevo la classifica pronta, stasera ve la faccio vedere, però è di ieri, suppongo. Comunque andiamo a premiare i commenti più veloci perché oggi vi faccio vedere le prime due file. Allora, pole per Alessio Longo, poi Fra 77 Mastro, Vito Cataldi, Jack 3580, Kebab che sarebbe Antonello e Giuseppe Sorrenti. Poi ancora Fabio Roverselli dal basso verso l'alto, Francesco Zito, Cristian Biaggiotti, Marco Rigò, Salvo Foti e sempre Antonello. Bene, bene, bene. Allora, questi commenti più veloci, ma poi abbiamo anche, pam, i commenti più di tendenza. E quindi abbiamo Vito Cataldi, che ringrazio, Stefano Bellotti, bravo Alessandro Paoletti, grazie. Poi il nostro Nick, che mi ha suggerito appunto 1010 HP da Boston, grazie per i saluti. Poi Cristian Morello, poi ancora Nick. Bene. Ah sì, ci parla di Bottas. Il video di Bottas lo troverete con tanto di traduzione in italiano, che ovviamente, ragazzi, sapete che io sono di madrelingua inglese, non l'ho fatta io. E quindi la troverete nel canale dedicato ai bambini, una cosa che fa veramente ridere. E ora facciamoci seri. Perché è un po' che corro dietro a questo discorso qui di Angelica, no? Ah, Angelica chi è? È una ragazza, figlia di un supereroe. Secondo me suo padre è un supereroe, tutta la sua famiglia, anche la mamma è un'eroina. E niente, che cosa succede? Non voglio stare qui a raccontarvi tutta la sua storia, però vi dico una cosa, loro sono un esempio incredibilmente potente e assurdo di come una cosa così incredibilmente innaturale, brutta, come il fatto che oggi Angelica, purtroppo, come avete capito, non c'è più, possa essere trasformata in un'opportunità per gli altri. Allora, ve la faccio breve perché comunque non voglio, come dire,
cioè non sono neanche capace a trovare le parole giuste, però quella di Angelica è un'avventura, ecco, la faccio con parole mie, è un'avventura che purtroppo in un primo momento, perché Angelica non c'è più, non ha avuto un lieto fine. Però a quel punto lì un genitore cosa fa? Ha due chance, si trova, anzi, due scelte, non due chance. Si trova davanti a un bivio: o morire nel cuore con lei, o piuttosto far sì che tutto questo, cioè questi anni di Angelica non vadano perduti. E allora i genitori di Angelica cosa fanno? Mettono su un'associazione incredibile, ragazzi, incredibile, e iniziano a fare del bene. In questo caso io vi propongo le uova di Pasqua, che non sono assolutamente paragonabili alle altre uova di Pasqua che abbiamo visto nel web. Però la cosa che mi ha colpito è che Salvo, il papà di Angelica, mi ha detto: non devi parlare solo delle uova di Pasqua, quello è un momento e finisce, quindi ve lo dico adesso, se volete, poi vi darò le informazioni per acquistare uova di Pasqua da Angelica, le spediscono ovunque, ovunque dall'associazione di Angelica, e fare del bene così. Però lui mi ha detto una cosa: tu devi dire che noi, e qui veramente io non ho parole, perché spesso i nostri idoli sono gli sportivi, gli attori, i cantanti. Poi ti rendi conto che ci sono delle persone che vanno tanto, ma tanto più in là, no? Come Salvo, il papà di Angelica. Lui mi ha detto: noi siamo anche un punto di appoggio, un riferimento per tutte quelle famiglie che stanno attraversando un periodo molto particolare della loro vita e non sanno come orientarsi, non sanno a chi appoggiarsi, non sanno come fare. Ebbene, se ti contattano, dai pure il mio numero, perché noi siamo qui, che a braccia aperte, li stiamo aspettando per aiutarli, per indicargli qual è la strada migliore, per dare loro un conforto e una mano in un momento così difficile. Questa è l'associazione di Angelica, che a quanto pare io non l'ho conosciuta, ma doveva essere una ragazza veramente particolare, coraggiosa. Ho letto qualche sua lettera, c'è anche qualche libro ed è qualcosa che veramente va oltre. Quindi coraggiosa, solare, stilosa e con un sorriso fantastico. Sembra il titolo di un film, Il sorriso di Angelica, che forse esiste veramente, sto film. Bene, quindi che cosa vi chiedo? Se siete interessati, scrivete a segreteria SNP, che lì rispondono subito, risponde Matteo, @gmail.com, per qualunque tipo di informazione, anche per le uova di Pasqua solidali che loro stanno portando avanti questa iniziativa per aiutare poi chi ha bisogno, e avete capito di che cosa sto parlando. Bene, io spero che questa puntata vi sia piaciuta. Se così, lasciate un like, un commento. Io sono arrivato pelo pelo con le emozioni, quindi sono felice di chiudere. E condividete il video sui vostri social, ecco, è meglio chiudere così. E iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Grazie per averci seguito sin qui. Ci rivediamo non appena ci sono notizie molto importanti, o piuttosto nel solito appuntamento di questa notte, che cercherò al massimo di anticipare, proprio perché poi da domani si fanno gli extra. Ecco, un bacio, ciao ragazzi, ciao a tutti e grazie.